Il titolo della presentazione di questa sera, della meditazione di questa sera, che riguarda tutto il discepolato, è la gioia di essere discepolo. Nonostante questo titolo, si parla all'inizio della pagina della domanda che un giovane uomo ricco fece a Gesù. E troviamo il versetto in Matteo, capitolo 19, versetto 16. Questo giovane chiese più che altro: cosa devo fare di buono, maestro, per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose, come sappiamo, di vendere tutto quello che aveva per darlo ai poveri e di seguirlo. E purtroppo questo giovane se ne andò rattristato, non prese la giusta decisione, perché è scritto aveva molti beni. Questa cosa mi ha fatto riflettere. Mi sono detta, ma era proprio perché aveva molte ricchezze che ha rifiutato, o perché ciò che aveva lo teneva legato? Perché per una persona può essere la ricchezza e i beni materiali, per qualcun altro può essere un altro ostacolo a lasciare tutto e a seguire Gesù. Ad ogni modo, evidentemente questo giovanotto, nonostante desiderasse la vita eterna, però non era disposto a lasciare quello che per lui era così importante. Quindi le sue ricchezze materiali erano più importanti per lui della vita eterna. E dopo questa circostanza, dopo questo episodio che si è verificato, i discepoli hanno chiesto a Gesù: ma perché Gesù disse, vi dico che chi è ricco difficilmente può entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago, quindi è molto difficile. E i discepoli chiedono, fanno una domanda: ma allora chi può essere salvato? E Pietro, che era sempre il primo a parlare, sempre il più impulsivo, disse a Gesù che, anzi chiese, fece la domanda: cosa ne avremo dunque noi che abbiamo lasciato tutto per seguire te? E una domanda che forse anche qualcuno di noi si fa qualche volta: che vantaggio ne avremo a seguire Gesù e a fare qualunque sacrificio per stare con lui? Perché il prezzo del discepolato non è solo lasciare le ricchezze e darle ai poveri. Gesù dà anche altre condizioni. Per esempio, Gesù ha detto: chi vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. Quindi lasciare le ricchezze materiali, ma anche prendere la propria croce e seguirlo. E ognuno ha una croce diversa. Per uno può essere una malattia, per qualcun altro può essere una relazione andata a male, o può essere problemi con i figli, o può essere... ognuno di noi ha una croce diversa. Eppure il Signore ci dice: prendi la tua croce, quella che hai tu, quella specifica che hai tu, e seguimi. E questo è un altro prezzo da pagare per il discepolato. Un altro prezzo da pagare, Gesù dice, chi vuole venire dietro a me rinuncia alla sua vita, perché chi vuole salvare la sua vita la perderà, e che invece chi la dona per me avrà la vita eterna. Ecco, nonostante questi prezzi del discepolato di cui Gesù ha parlato, di cui sappiamo, il titolo appunto di questa presentazione stasera è la gioia del discepolato. Quindi non è solo prezzi da pagare o sacrifici da fare, ma ci sono anche le gioie. E l'autore di questa pagina ce ne dà cinque. La prima è la gioia di una vita piena di significato, di senso, perché persone che non conoscono Gesù e che non fanno questo passo verso di Lui soffrono ugualmente, hanno sacrifici da fare ugualmente, anche se non sono per Gesù lo faranno perché non hanno scelta, perché è così la loro vita. Però se noi affrontiamo le sofferenze sapendo che partecipiamo alle sofferenze di Gesù, ecco, la nostra vita ha un senso. Se quello che facciamo appunto è
per servire il Signore, per servire i nostri simili, e allora ecco, la nostra vita avrà un senso. Quello che tante persone cercano e non riescono a trovare, un senso alla propria vita. Ci sono addirittura persone che si tolgono la vita perché non vedono il senso di un'esistenza così. La gioia numero due che viene menzionata è la gioia di essere accettati in maniera incondizionata, veramente senza condizioni. Gesù è venuto perché ci ama, non perché siamo meritevoli. Infatti, dice Gesù, siamo tutti peccatori. Nessuno di noi è giusto, nessuno di noi lo merita, però il Signore ci ama lo stesso. E tornando indietro al prezzo, al sacrificio per seguire Gesù, in realtà il sacrificio più grande è lui che l'ha fatto, perché era ricco e si è fatto povero. Era onorato dagli angeli, è venuto qui su questa terra a farsi insultare, disprezzare e tutto il resto che sappiamo. Quindi lui ci ha dato l'esempio. E anche lui aveva in mente una grande gioia, quella di avere noi a vivere con lui per sempre. E le gioie di Gesù possono essere le nostre, le gioie di Dio. Quindi, come dicevamo, la numero due era la gioia di sentirsi amati incondizionatamente. Un'altra gioia, la terza, che ci viene menzionata, è la gioia dell'amicizia con Dio e con Gesù. E la sua amicizia Gesù ce la dimostra non tenendoci all'oscuro, ma facendoci sapere tutto quello che farà. Infatti sono tante profezie nella Bibbia, è veramente un privilegio avere la parola. E in essa il Signore ci rivela quello che farà, ci rivela il futuro tramite le profezie. E quindi ci chiama amici, non siamo all'oscuro. Siamo amici però se facciamo le cose che Lui ci chiede di fare, altrimenti non possiamo essere amici. Chi di noi ha avuto la gioia di avere delle amicizie vere, sincere, profonde, può avere in mente questo termine di paragone. Ecco, l'amicizia, per esempio, tra re Davide e Jonathan, che amicizia veramente profonda e sincera tra i due. Ecco, quello che il Signore ha verso di noi è ancora più grande. Quindi Gesù è per noi amico, ma molto di più naturalmente, però fra le altre cose anche amico. La quarta gioia che ci offre il seguire Gesù e il fare la sua volontà è la gioia del riposo. A me viene sempre in mente il riposo, quello del cuore, non quello fisico. Anche se col sabato non possiamo avere anche quello fisico, possiamo averlo tutto il riposo. Ma a me viene in mente il riposo, quello che proviamo nel cuore quando sappiamo di essere perdonati. Se sappiamo di aver sbagliato e la coscienza ci tormenta, è un travaglio, è l'opposto del riposo. E invece il perdono di Gesù, sempre pronto, ci dà quel riposo, io credo. E poi c'è anche il versetto famoso di Gesù in Matteo 11, 28, in cui dice: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. E inoltre un'altra cosa che dà riposo è, per esempio, penso a quando Pietro ha rinnegato Gesù. E quindi Pietro aveva ancora delle debolezze, anche se era passato 3 anni insieme a lui, molto vicino a lui. Nonostante questo aveva ancora dei difetti, delle debolezze, una carenza di fede. Eppure quando Pietro ha rinnegato Gesù per ben 3 volte, lo sguardo di Gesù che ha incrociato quello di Pietro era uno sguardo di perdono e di amore, non di rimprovero. Ecco, io penso che anche quello ci dà il riposo, appunto, lo sguardo pieno di compassione e di perdono di Gesù. E sappiamo quanto questo ha trasformato Pietro, chiaramente l'ha trasformato in meglio, e è stato poi convertito e disposto a fare tutta la volontà del Signore anche a un prezzo molto alto. E infine, numero 5. Ultima, ma non in ordine di importanza, è la gioia della vita eterna. Cioè sappiamo che anche se dovessimo morire, quello sarebbe solo un riposo, un sonno, il dolce sonno della morte, dalla quale però Gesù ci risveglierà. E vivremo sempre con Lui nel nostro corpo, anche se sarà un corpo trasformato, lo sappiamo. Ma sarà un corpo simile a quello che Gesù aveva quando è risorto.
e vivremo sempre per lui, non ci sarà più la morte, non ci sarà più la sofferenza, le separazioni, tutte le cose dolorose di questa vita. E, ecco, volevo chiedere a voi se avete delle esperienze collegate a quello che abbiamo appena, ci siamo appena detti, insomma, a questi insegnamenti di Gesù e a questo aspetto del discepolato. E sì, è Esther. Grazie. Qui quando abbiamo letto, maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E quindi abbiamo visto che poi il Signore l'ha detto, l'ha proprio toccato sulla cosa a cui lui teneva di più e gli ha detto, ecco, lascia quello e poi vieni a seguirmi. Io naturalmente non sono ricca questo come questo giovane, ma la ricchezza che ho io è la mia famiglia. Quindi, sapendo che io sono al momento l'unica che segue il Signore, il mio cuore è lì, è nella famiglia. E, sai, prima ero un po' provata, no? Perché dicevo, ma che senso ha, no? Che io ricevo la vita eterna, però la mia famiglia magari la vedo perduta. Cioè, per me non è una gioia di vivere così. Dopo però il Signore è stato buono con me, perché mi ha, diciamo, rivelato quel bellissimo versetto che dice, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E quindi io mi sono aggrappata alle sue promesse. Poi lui mi ha promesso anche che dice in Isaia, io combatterò contro chi ti combatte e salverò i tuoi figli. È un'altra cosa, ancora sempre in Isaia, che dice, tutti i tuoi figli saranno i discepoli del Signore e grande sarà la loro pace. Perciò io mi sono aggrappata a questa sua promessa e ho detto, in fondo, io non amo la mia famiglia più di quanto li ama Gesù. Questo è sicuro. Lui li ama e li vuole salvare. E in questa promessa lui ha messo un vincolo, no? Quando dice credi nel Signore sarai salvato tu la tua casa, c'è la sua promessa. Lui aveva già intenzione di salvare noi e di salvare la nostra casa, di salvare la nostra famiglia. Lui sa che questo vincolo, cioè in fondo ce l'ha ancora dato lui. E non vuole salvare solo noi, ma vuole salvare ancora tante altre persone, quindi anche la nostra casa. E qui io ho trovato riposo nelle sue promesse. Ho detto sì, Signore, io ti seguo. E poi un'altra cosa, credere nel Signore Gesù non è venire il sabato in chiesa, partecipare a tutte le riunioni, non lo so, fare diaconia, cioè non è questo, ma è proprio dare la nostra vita, la mia vita, il mio cuore, la mia quotidianità al Signore, il mio primo posto a Lui, che non è sempre facile, è una lotta tutti i giorni, però vedo che il Signore mi porta avanti, che il Signore mi fa crescere in questo e io ho riposo nelle sue promesse che Lui manderà circostanze, situazioni, tutto perché i miei figli, i miei cari si trovino nella circostanza di dover scegliere per Cristo e il Signore intanto prepara i loro cuori e intanto dà pace a me. E riposo che il mio compito è quello di intercedere, di pregare e di seguire Cristo. È una grande consolazione sapere che il Signore ama i nostri familiari più di quanto li amiamo noi, i nostri figli, tutti i membri della nostra famiglia. E veramente ci dà tanta pace questo, avere fiducia in questo. E abbiamo dei casi di persone, domani avremo il battesimo di Lucia. E il fratello di Lucia e Dolores è diventato cristiano avventista molto prima di loro ed è morto molti anni fa, quindi lui non sa che le sue sorelle, perché questo è successo molti anni dopo, però io penso il giorno in cui Gesù ritorna e Firmino si sveglia, che bella sorpresa, che bella gioia di vedere le sue sorelle. Pensate, vedi, il Signore fa le cose a volte con dei tempi che non sono i nostri, però dobbiamo sempre avere quella fiducia. Sì. C'era ancora un pensiero,
dice: venite a me, perché solo lui ci può dar la pace, perché lui ha sofferto e ci può capire anche a noi. Sì. Ecco, è importante andare da lui, ecco, obbedirle: venite a me, che io vi darò la pace. Amen. Sì, è bello. Io lo ringrazio con tutto il cuore di averlo conosciuto, perché mi ha aiutato tanto nella mia vita. Sì. Ci fa pensare alle altre persone che non lo conoscono, che non hanno la speranza. Sì. Prima hai toccato l'argomento dell'amicizia. E vabbè, abbiamo dei grandi esempi di amicizia nella parola di Dio. Io penso che sia un grande privilegio trovare su questa terra un amico o un'amica fedele, realmente fedele, perché è davvero difficile. Più ci avviciniamo a quando il Signore ritornerà, e più difficile sarà trovare un vero amico. Ecco perché dico e penso che prima dovremmo avere come migliore amico Cristo, perché da Lui siamo sicuri al 100% che non ci sarà tradimento, che non ci sarà delusione, che non ci sarà abbandono, che non ci sarà cambiamento, perché Gesù, come Dio e come lo Spirito Santo, sono sempre gli stessi. E gli amici no, purtroppo. Ripeto, è un grande privilegio trovarne uno e mantenerlo fino alla fine, perché non è così scontato, così come non lo è nell'avere un partner o una partner fedeli per sempre, con i quali condividere per sempre il proprio amore, ecco. E per tornare anche al discorso di prima, che siamo benedetti per il fatto che Dio ama i nostri cari più di noi, mi sento di dire che è proprio un amore completamente diverso dal nostro, e siamo privilegiati anche in questo, perché l'amore di Dio è un amore perfetto che noi non possiamo capire, neanche se lo paragoniamo all'amore che proviamo per i nostri figli. Non è secondo me avvicinabile il tipo di sentimento. No, è proprio un amore diverso, come dici tu, è proprio l'amore agape di cui noi non siamo capaci. No, esatto. E sapere che Dio ha questo amore agape per i nostri figli, per tutti coloro che noi amiamo, è veramente... Però se pensi che il nostro... cioè, se io penso a quanto amo mia figlia, è qualcosa che non posso spiegare, perché mi esplode. Se pensi che quello di Dio è mille volte più forte... e lo ha dimostrato e lo dimostrerà fino alla fine, è incomprensibile, è veramente incomprensibile, perché già il mio a me sembra qualcosa di insopportabile. Io l'idea di perdere mia figlia, non so, mi sembra di impazzire, e invece il Signore è disposto a perderci con una sofferenza che probabilmente è anche quella elevata alla quinta maggiore alla nostra, così come l'amore. Tutti i suoi sentimenti, secondo me, sono molto più forti. Più è grande l'amore e più è grande la sofferenza per la separazione. Eppure l'amore di Dio è così grande che ci lascia liberi di rifiutarlo. Esattamente. Io penso che non ci basterà l'eternità per comprendere la profondità di questo amore, perché è proprio troppo al di sopra, al di là della nostra comprensione. Ci sono delle esperienze? Ci sono delle esperienze che volete... Ma io sì, ho delle esperienze da raccontare. Cioè, ieri in realtà ho avuto un'esperienza molto, molto bella, perché, vabbè, io giovedì sera non ho potuto esserci perché tengo un corso di formazione per dei professionisti. E un po' in realtà ero dispiaciuto, perché dico, vabbè, la settimana della settimana di preghiera mi dispiaceva non essere qua la serata, però è un dovere, diciamo. Però ho avuto un bel regalo veramente dal Signore ieri sera, perché dopo che ci ha trovato tramite il nostro canale YouTube, si è scritto una persona, questo ragazzo, senz'altro qualche anno più di me, che
è una persona veramente distinta, modo, educata, e ho scoperto che questa persona si è iscritta perché vuole cambiare vita, nel senso, un ragazzo che ha sempre lavorato, ha due malattie molto rare, molto gravi ed incurabili, che non gli permettono di fare per momenti prolungati sforzi, di fare lavori particolari, poi con l'aumentare dell'età non può praticamente fare tutti i tipi di lavori che ha fatto prima per il sostentamento suo e della sua famiglia, e voglio veramente ringraziare, proprio felice di essere lì a fare quello, il Signore, perché col mio collega, poi ci siamo anche parlati, teniamo il corso, abbiamo deciso di voler insegnare una professione, di voler aiutare questa persona, cioè è come se mi è entrato nel cuore la possibilità di aiutare questa persona veramente a cambiare vita per il suo sostentamento nella situazione in cui è, e questa cosa mi ha riempito veramente, ieri mi ha riempito di gioia, e ho pensato, ma che succede poi durante la settimana di preghiera, cioè quando non ho potuto essere in chiesa, nonostante ciò il Signore mi ha dato un qualcosa di interiore, un qualcosa di bello, anche se io non ho potuto andare lì. Amen. Chiediamo al Signore di mettere qualcosa sulla nostra strada per poterlo aiutare, il Signore risponde alle nostre preghiere. Una volta che chiediamo, Signore, fammi vedere qual è la mia missione, qual è il piano che hai per me, e il Signore risponde a queste preghiere. Sì. Anche io e mia mamma abbiamo fatto una bella esperienza ieri sera, anche noi non siamo riuscite a venire perché questa settimana stiamo facendo una sera sì e una sera no per uscire, almeno io sto facendo una sera sì e una sera no per tutta la situazione che abbiamo un po' a casa, no? Quindi, e sapete che mia mamma ha comprato casa fuori confine, sta in queste settimane sta vivendo da noi perché attende che arrivino i mobili, no? E dovrebbero arrivare settimana prossima, così una volta arrivata la cucina può trasferirsi nella sua casa e vivere la sua realtà di famiglia con Ernesto. E abbiamo conosciuto in queste settimane gli altri proprietari, sono tutte giovani ragazze, tutte. Mia mamma è praticamente, lei si è già definita la nonna di tutte, perché è la signora più anziana, diciamo, del condominio, sì. E così hanno creato una chat, ci siamo già viste alla prima riunione con l'amministratore, e abbiamo creato una chat delle vicine, l'hanno nominata così, chat delle vicine. In questi giorni purtroppo sono successe delle situazioni difficili nell'ambito dell'immobile, e quindi ogni giorno scrivono e sono mezze disperate. Ieri sera una di queste nuove vicine di mia mamma ha telefonato perché voleva aggiornarci su quello che stava succedendo con il costruttore, insomma ci sono un po' di problemi, e siccome vorrebbero fare una riunione la fanno stasera. Allora io ieri le ho detto, guarda Clarissa, mi dispiace che noi non possiamo partecipare domani sera, però ti spiego il motivo. E ho colto l'occasione per dare una piccola testimonianza, le ho detto, vedi, secondo la scrittura, secondo la parola di Dio, il venerdì sera dal tramonto fino al tramonto del sabato è il giorno del Signore, e quindi mia mamma non verrà mai alle riunioni se voi organizzerete degli incontri di questo genere il venerdì sera o il sabato pomeriggio, siccome io aiuto mia mamma di conseguenza non verrò nemmeno io. E poi le ho detto, noi solitamente il sabato ci riuniamo, andiamo in chiesa, preghiamo, adoriamo Dio per distaccarci da tutto quello che è la quotidianità. Lei mi ascoltava e quando ho finito mi ha detto, che bella questa cosa, non l'ho mai sentito, no? E mi sono sentita felice perché con poche parole, secondo me qualcosa è cambiato, tanto che lei mi ha detto, no, io ho aggiunto, è vero, ci sono dei problemi, ma sono fiduciosa perché questa casa l'ho scelta io per la mia mamma, guidata dal Signore, perché ho chiesto espressamente all'Eterno di farmi trovare la casa giusta per mia mamma, quindi ci saranno dei problemi, ma sono sicura che il Signore lì appianerà, perché io sono convinta che sia la casa giusta, no?
magari mi sbaglio, però ho pregato tanto per questo e tutto mi ha portato a dove siamo. Quindi le ho detto, è giusto che facciamo quello che dobbiamo fare, ma abbiate fede, con tranquillità, noi pregheremo per questo. Questa settimana abbiamo la settimana di preghiera, ho proprio raccontato, e quindi pregheremo per questo. E lei mi ha detto, sai che stai dicendo una cosa bellissima? E anche il fatto che tua mamma dica di essere la nonna di tutte noi, per me è una cosa meravigliosa. Credo che lei abbia dei problemi con la famiglia e quindi è molto sola in tutto quello che sta vivendo. E sono molto giovani, sono tutte giovanissime, avranno meno di 30 anni tutte queste ragazze che hanno comprato casa. E quindi ne approfitto per chiedere di pregare per loro. E oggi mia mamma ha deciso che mi ordinerà i calendari per regalare ad ognuna di loro un calendario con i versetti della Bibbia, e da settimana prossima arriverà lì, cercherà di fare un piccolo lavoro di sì, probabilmente il Signore ha deciso di portarla lì per uno scopo preciso. Io sono convintissima, ci sono i problemi, ci saranno sempre, ma farà la differenza testimoniare del quello che abbiamo detto in queste sere, no? La differenza che c'è tra un figlio di Dio che confida nella potenza dell'Eterno e colui che è da solo e non confida in quello che il Signore ha promesso. Quindi questa è la nostra missione, esatto. Quella di aiutare altri a conoscere Dio, esatto. A cui possono, potranno rivolgersi direttamente un giorno. E meglio del nostro esempio non c'è. Sì. Allora, c'è. Lei ha detto una cosa molto bella, perché 2 anni fa noi avevamo un appartamento che era molto sotto, no? E la mia padrona di casa, che è la moglie del mio ex dottore, lei quando ha trovato questa signora che adesso lì si chiama Daniela, che veramente è una persona squisita, lei quando l'ha trovata mi ha detto una cosa molto importante e mi ha detto, io so che tu e Maurizio hai pregato, perché vedrai che questa signora, perché lei sceglie chi deve mettere negli appartamenti, piuttosto le lascia vuoti, no? Ha detto, vedrai che ti troverai veramente bene. Ed è vero, perché il Signore ha mandato questa signora e io ho un rapporto stupendo con lei, lei mi porta a fare la spesa, lei è veramente una cosa. E quello che mi è piaciuto, che questa è la signora Laura, lei ha detto proprio stesse parole, io so che è il Signore che l'ha guidata a venire qui, perché lei abitava a Castello, questa signora, e per caso l'ha trovata alla Migros e gli ha detto, io volevo andare via, e gli ha detto, io ho un appartamento vuoto, capisci cosa ti voglio dire? Delle volte, e anche noi, siamo solo io e lei, più vecchie, e ci sono 3 giovani in questo palazzo qui, e noi le aiutiamo, perché hanno i bambini piccoli e così, abbiamo un rapporto stupendo, perché è quello che noi dobbiamo dare a queste persone. Una, per esempio, una che adesso è incinta, quando io avevo il Covid, lei mi stendeva i panni, lei quando mi fa male il braccio mi dice chiamami, che capisci? E questa è la nostra testimonianza, essere discepoli, come noi dobbiamo essere, capisci? Io posso testimoniare di essere frutto di questo discepolato. E per quanto riguarda sua mamma, io sono andata a vivere accanto a loro nel 1986 in provincia di Milano, e io non ero avventista, in famiglia cattolica, sua madre e lei erano avventiste, lei si è battezzata con 15 anni, ma per me era proprio... E come veramente questo, sentendo voi parlare di condomini, palazzi, di quello che è la nostra testimonianza in mezzo a tutti, no? Mi sono ricordata di come è stato per me. Io non ho questo dono, non sono brava come voi, però ho vissuto passivamente invece l'effetto del discepolato. Io mi ricordo che quando entravo in casa loro, ed eravamo un condominio piccolo, quindi comunque meno male, lei la beccavo sempre che studiava la scuola il sabato. E io le dicevo, venerdì sera la tentazione, andiamo a pattinare sul ghiaccio, andiamo a fare quello, no, io il venerdì. Una costanza, una cosa a 14 anni che io dicevo, prima o poi riuscirò a... No, ma a parte questo, però mi ricordo la loro testimonianza.
testimonianza, anche senza... Alla fine ero io che chiedevo di aprire la Bibbia, ero io che facevo domande, ero io che mi vedevo in questa famiglia qualcosa veramente di diverso e di speciale. L'accoglienza, ecco, l'accoglienza è una di quelle, di quei doni che secondo me un cristiano deve chiedere a Dio, anche se non ce l'abbiamo innato, per educazione, cultura, qualsiasi cosa. L'accoglienza fa tantissimo. E quindi insomma mi faceva piacere adesso ricordare questo fatto che all'epoca era come una mamma, io la chiamo mamma spirituale, adesso diventerà una nonna spirituale, contenta per queste ragazze, perché so quanto può fare, che testimonianza può dare. Ed è un insegnamento anche per me, che ora invece mi trovo magari nella situazione in cui potrei fare le stesse cose e magari sono meno. Il Signore ha dato dei doni diversi a ciascuno di noi. Certo. C'è chi ha più facilità nel parlare, c'è chi l'approccia e c'è chi invece ha. Ognuno ha i suoi doni. Sì, brevemente, perché non c'è mai tempo per parlare. Sì. Francesca, che io anche sono molto felice di aver conosciuto la mamma di Simona, perché sono sicura che, essendo future vicine di casa, riusciremo a stare insieme e a evangelizzare. Cioè, piuttosto lei mi aiuterà, sono sicura, nella parte spirituale, per la sua saggezza, insomma, per, quindi sì, capisco. Bello. Io direi di fare dei gruppi. Sì, sì, ma una cosa brevissima. Io voglio ringraziare il Signore perché dopo aver vissuto le settimane di preghiera in chiesa, le settimane di preghiera totalmente online, quest'anno abbiamo vissuto una settimana di preghiera in chiesa e online, ed sono state abbiamo avuto delle serate bellissime. Ci sono state delle persone che purtroppo che sono anziane non sono potute venire, però stavamo almeno 2 ore ogni sera, e veramente questa settimana, poi il tema di questa settimana di preghiera ci chiama talmente a essere nazione, che è semplice sulla carta, ma poi da mettere in pratica è molto... solo il Signore ci può aiutare. Certo, ma però il Signore ci aiuterà a metterlo in pratica nel migliore dei modi. Certo. Io direi di fare